Ho fatto passare il filo su quell'altro Swarovski, come avevo detto in diagonale, e adesso lo faccio passare sul mezzo cristallo di base appena sotto. L'altro filo me lo trovo già pronto, lo incrocio direttamente dall'altra parte. Tiro. E adesso faccio un altro fiorellino. Swarovski, Swarovski, Conteria, incrocio Swarovski. Swarovski e incrocio sempre sul mezzo cristallo che ho di fronte, che sarebbe uno di quelli della base. L'altro filo logicamente nel verso opposto. Date. Se il filo vi va direttamente su quell'affianco, aiutatevi con un ago, lo fate uscire fuori e tirate. Ecco qui. Adesso ci manca l'ultimo fiorellino. Però, come al solito, l'incrocio deve essere da questa parte qui. Quindi, questo filo già me lo trovo pronto. Con questo devo camminare. Rifaccio come prima. Risalgo su uno Swarovski. Sulla conteria, sul Swarovski di fianco, lago. Una volta uscito dallo Swarovski, vado sotto ad incrociare nel mezzo cristallo di base. Dall'altro lato, il filo dell'altro lato me lo trovo già sempre già pronto per essere incrociato, quindi io faccio prima, diciamo, il giro del filo che è da sistemare e poi l'altro che me lo trovo già preparato. Ok, adesso ho l'incrocio giusto per andare avanti e faccio l'ultimo fiorellino.
Swarovski. Swarovski. Conteria. Incrocio. Swarovski. Swarovski. E vado a incrociare sull'ultimo mezzo cristallo di base che ho di fronte. Siccome poi si sono stretti, è normale che qui mi devo aiutare con l'ago, tirarlo fuori, vedete? E tirare. L'anello, diciamo, terminato, basta soltanto la fascetta dietro. Adesso vi faccio vedere. Abbiamo in pratica ricoperto tutti gli spazi dei quadratini che si erano venuti a formare con i mezzi cristalli con gli Swarovski, facendo inserendo due Swarovski uno per lato, incrociando la conteria, inserendo altri due Swarovski e incrociando sul mezzo cristallo di fronte. E quindi la calottina adesso è finita. Vedete? Dentro è cava e dà questo effetto palla. Ok, adesso mi ritrovo con i fili che escono da questa parte, dall'ultimo mezzo cristallo. Non faccio altro che, vedete, andare tra i due fiorellini, c'è un mezzo cristallo. Non si vede tanto bene, però avendolo poi fra le mani ve ne rendete conto, vedete qui. E fate andare, passare il filo dentro questo mezzo cristallo che sta tra i due fiorellini. Dato che non ci riesco perché ho passato troppe volte il filo qui dentro e il buco del mezzo cristallo non me lo fa passare. Allora che cosa faccio? Sempre lo stesso filo, anziché farlo passare in mezzo qui al mezzo cristallo di base, lo faccio passare tra i Swarovski, quindi da questo sono uscita da qui. Faccio passare in mezzo a questo Swarovski.